L'innovazione e la tecnologia sempre più a servizio dell'agricoltura. A Villa Caprile, sede dell'Istituto Cecchi di Pesaro, sono stati presentati i risultati del progetto OliveJet e di una piattaforma dedicata proprio a questo. Si è parlato della piattaforma GIAS per l'agricoltura 4.0 per la gestione sostenibile dell'olivo, con esempi pratici di inserimento di dati aziendali e di gestione agronomica nella mattinata di lavori all'interno del seminario sul progetto OliveJet. La valorizzazione delle risorse genetiche dell'olivo e l'introduzione di nuove tecniche a basso impatto ambientale nell'areale della DOP Cartoceto sono stati gli argomenti del seminario. Un progetto importante è quello che viene presentato oggi, un bel lavoro fatto assieme ai ragazzi. Con questo nuovo progetto abbiamo implementato un nuovo oliveto sperimentale proprio per andare a testare quelle varietà più resistenti anche ai cambiamenti climatici, quindi alla scarsità di irrigazione. Praticamente con l'aiuto anche di Agronica, che ha dotato di sensori e sensoristica le varie aziende del consorzio Cartoceto, andiamo anche cercando di migliorare la qualità e la produzione con un controllo da agricoltura 4.0 per la scuola. Importantissimo, perché ovviamente una scuola che con altri enti e istituti di ricerca riesce a fare ricerca, voi capite che anche per l'aspetto didattico e di formazione dei ragazzi è notevole, la cosa è importantissima, è un'importanza strategica direi. La tecnologia è sempre più a servizio anche dell'agricoltura, oggi presentiamo questo progetto, che tipo di lavoro è stato fatto soprattutto con i ragazzi? Il progetto OliveJet prevede l'utilizzo della tecnologia 4.0 con la disposizione nel terreno e nell'aria di vari dispositivi in grado di rilevare lo stato del terreno e lo stato dell'aria. Dati che vengono raccolti e che non rimangono statici, ma vengono elaborati per essere restituiti in tempo reale ed essere in grado di prevenire stati patologici, stati di carenza nutrizionale, stati di carenza idrica, eccetera. Il progetto è in corso d'opera e vedrà l'ultimazione nel corso del prossimo anno, quando ultimeremo l'ultima parte di oliveto che dobbiamo ancora mettere a dimora, e questo è previsto verso la fine dell'anno, quando ci verranno restituite le piantine che stanno preparando in un laboratorio di microbiologia di Firenze. Oggi verrà presentata la piattaforma GIAS, entriamo più nel dettaglio e spieghiamo di che cosa si tratta. La piattaforma GIAS è una piattaforma integrata per l'agroalimentare, quindi gestisce sia la fase primaria, quindi la produzione in campo, fino a tutti gli altri passaggi che seguono per arrivare alla produzione del cibo trasformato, fino allo scaffale e alla rintracciabilità anche nei confronti del consumatore. Combinando dati di diverse origini, nel caso di questo progetto sia dati da sensoristica prossimale, quindi installati presso gli appezzamenti, sia distale, quindi satellite e altro, si cerca di ottimizzare gli input, quindi nel caso della difesa i trattamenti e nel caso dell'irrigazione gli apporti idrici, quindi la sostenibilità la si ottiene di fatto, per noi informatici è la riduzione, il calcolo delle esatte necessità per ridurre l'impiego degli input nel processo produttivo.